Buonasera a tutti, porto un saluto del Presidente del Collegio Sandro Boato, che non è potuto intervenire oggi perché è indisposto. Il Presidente Carraro ha appena ricordato che eravamo in questa sala proprio un anno fa quando è stato assegnato il premio Totta per il restauro del Presidente di San Marco alla Procuratoria, premio meritarissimo peraltro, per il lavoro continuo, preciso e certosino che la Procuratoria porta avanti da decenni, quindi la Basilica, con determinazione e costanza. Il monumento offre infatti tutta questa cura assidua. È un malato che deve essere curato. Quello che colpisce e impressiona visitando i cantieri della manutenzione della Basilica è l'enorme lavoro, la perfetta organizzazione, un laboratorio di artigiani esperti, abilissimi, abilissimi a ricostruire i mosaici antichi ricorrendo a tecniche tradizionali, conservando la tradizione antica, sì, ma anche avvalendosi delle tecnologie più moderne. Una struttura formata da maestranze di rara capacità, dirette e coordinate in modo perfetto. Un lavoro continuo e incessante del quale i visitatori non si rendono conto, non se ne accorgono nemmeno. Laboratori dove i maestri artigiani con pazienza e certosina ricostruiscono i mosaici del pavimento avvalorati, ricomponendo gli spedi decori e mettendo insieme le piccole tessere di pietre e marmi preziosi. Non è possibile lasciare questo movimento in barriera delle acque alte, va protetto ad ogni costo. L'intervento della barriera di cristallo alla protezione della Basilica è un altro passo avanti, dopo l'impermeabilizzazione del Nartecce. Realizzato in poco tempo, tempi brevissimi, assolutamente eccezionali se togliamo le perdite di tempi, gli intervalli causati dalle scoperte archeologiche e dall'acqua alta. L'intervento ben più ampio e complesso necessario della difesa dell'isola di San Marco, il prossimo avvio, sarà il naturale completamente. Una delle zone più basse di Venezia, quella della piazza San Marco, e quindi una delle più vulnerabili, viene invasa dalle acque più di 100 volte l'anno. Oggi dedichiamo allora questa giornata a questo monumento straordinario che tutto il mondo ci indica. Fortunatamente le sinergie dei diversi soggetti che operano su questi ambiti hanno consentito e consentono, nonostante le numerose difficoltà, di intervenire positivamente. Ma questi interventi, sappiamo tutti, non basteranno. Le previsioni per il futuro non sono rose, il cambiamento del clima ormai è un fatto inequivocabile. Venezia, come sappiamo, è particolarmente vulnerabile da questo punto di vista. Il lavoro quindi non è finito, si dovrà pensare a nuove soluzioni per difendere la città dalle acque alte che sono destinate a presentarsi sempre con sempre maggiore frequenza, le stesse durate del Mose sempre più prolungate. E se non si riuscirà a invertire la rotta, a meno che non si riesca a investire la rotta e ad arrestare l'aumento delle temperature globali. Procuratoria, sovrintendenza, provveditorato, ordine degli ingegneri, ordine degli architetti, tutti con le loro competenze e le loro professionalità potranno offrire ancora un contributo determinante.